Oggi siamo qua, di fronte a una bella centrale termica V-Shout con un prodotto davvero particolare, la pompa di calore B-Block. E se ti dicessi che però in realtà dietro a questa centrale termica si nascondono alcuni errori di progettazione che si sono tradotti per il cliente in discomfort che dobbiamo andare a risolvere? Ebbene sì, hai capito benissimo. L'installazione è stata fatta molto bene, perché come vedete le tubazioni sono isolate, gli accumuli e i prodotti scelti sono di elevata qualità, ma alla base di tutto manca un equilibrio logico con gli impianti domestici del cliente. Ti avviso, questo video non è per i deboli di cuore. All'interno di questo video voglio quindi spiegarti gli aspetti un po' più tecnici, voglio scendere nel particolare su quello che riguarda la progettazione e la posa di una pompa di calore con la sua logica di sistema. Quindi se anche tu non vuoi commettere errori nella fase di installazione, non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Questa è l'unità esterna della pompa di calore V-Shout, una pompa di calore estremamente silenziosa ed esteticamente molto molto curata. Perché è così tanto silenziosa? Semplice, perché non ha il compressore qua dentro. Infatti qua fuori abbiamo solamente l'evaporatore. Evaporatore che adesso è in funzione. Sentite il microfono? Non fa rumore, è un ventilatore che gira. Intravedete forse un pochettino le foglie che si muovono, l'erba che si muove qua davanti. Perché? Perché il suo compito è quello di assorbire il calore dall'esterno tramite un gas refrigerante, portarlo all'interno della pompa di calore che abbiamo intravisto prima. Infatti il compressore che innalza la temperatura e fa spostare il calore dal gas refrigerante all'acqua lo troviamo internamente. Qua infatti la massima silenziosità, sistema splittato, solo un ventilatore, nessun compressore. Questo sistema, come vedete, è molto importante. Ragionate che io sono 1,80 m circa, ok, abbiamo dei piedistalli importanti, ma ha un ingombro di tutto rispetto. Ma questo ingombro va a favore di un'efficienza. Perché? Perché è un prodotto con una superficie di scambio importante, lamelle distanziate, che permette in potenza un'efficienza incredibile dell'impianto. C'ho il microfono che lo sgancio, guardate il microfono, metto qua, non si sente niente. Si intravedono le lamelle, le vedete lì dietro che sono belle distanziate, vedete che c'è il ventilatore che sta girando, intravedete un pochettino. E vediamo nella parte bassa lo scarico condensa e le tubazioni del gas refrigerante e il collegamento elettrico. Se io mi infilo da sotto vedete proprio il cavedio del ventilatore. Perché questa macchina nasce per essere una delle più silenziose al mondo. Avendo il compressore all'interno infatti non ha vibrazioni importanti. Il problema è che questa pompa di calore in realtà non funziona bene. Ma per spiegarti esattamente quali sono i problemi di questa centrale termica con questa incredibile pompa di calore, ci spostiamo all'interno, perché è tutto un problema di progettazione. Come avete visto, la pompa di calore B-Block è un prodotto molto affascinante con la sua estetica e con dei vantaggi incredibili. Primo fra tutti, la silenziosità. Questo perché? Perché il compressore è all'interno di questa grande lavatrice. Qua dentro infatti troviamo il compressore che sta lavorando adesso. Infatti col microfono si sente poco o niente. E abbiamo le tubazioni del gas refrigerante, perché il compressore è qua dentro. Il gas refrigerante arriva preriscaldato, arriva tiepido dopo aver assorbito un po' di calore dall'aria esterna. Il compressore ne innalza la temperatura. Quindi capite benissimo che questo prodotto è ideale se io voglio andare a installare un'unità esterna a distanze più o meno importanti da casa. Il gas refrigerante poi ovviamente in caso andrebbe rabboccato, parliamo di un impianto splittato, ma che non patisce le dispersioni esterne. Anzi, più la tubazione esterna è all'aria aperta, meglio è, tanto non può ghiacciare, è gas refrigerante. Il suo obiettivo è di prelevare tutto il calore possibile dall'aria esterna nel periodo invernale. D'estate però va ovviamente isolata, perché devo andare a cedere il calore all'esterno, devo scambiare al meglio possibile l'energia termica, il calore tirato via da casa deve essere dissipato. Se le tubazioni non sono isolate, beh, c'è il rischio che il sole vada a scaldare le tubazioni, quindi lo scambio termico non è favorevole. Quindi quello che vi ho detto prima ha senso per il riscaldamento, non per il raffrescamento. In questo caso quindi le tubazioni sono estremamente isolate. Perché? Perché questa pompa di calore qua è stata installata in abbinamento a un sistema a fan coil Innova, sistema ideale perché permette di fare caldo e freddo senza dover rivoluzionare troppo gli impianti domestici. Abbiamo visto che quindi questo è un ottimo prodotto V-Shout, mercato DAC, azienda storica che è nata con la produzione di caldaie a gasolio, che ha creato un prodotto estremamente innovativo. Ma perché quindi allora dicevo che questo impianto qua non è stato realizzato come si deve? Ed eccoci,
Questo è il collettore con le tubazioni per l'impianto fan coil che ti ho anticipato prima. Quindi abbiamo ottime tubazioni, quindi la manodopera è stata ben fatta. Abbiamo tubazione con sezione idonea, quindi sono tutti aspetti fondamentali per la corretta posa di un impianto di questo tipo. Ma notiamo due problemi. Il primo problema: non c'è una sezione, ok? Non posso andare a sezionare l'impianto, e questo qua è un aspetto che incide poi nel quotidiano, no? Se ho delle perdite, se ho da fare degli interventi, se ho delle bolle d'aria, non posso andare a parzializzare l'impianto con i rubinetti, quindi prima del collettore e tutto il resto, ma anche perché quello che vedete alle mie spalle è un accumulo inerziale che però non è stato posto come separatore idraulico, è stato posto solamente sul ritorno. Questa scelta logica progettuale si traduce di fatto in un disagio importante per il possessore di casa, proprio perché la pompa di calore, quando fa acqua calda, non riesce a fare riscaldamento e raffrescamento domestico. E l'impianto a fan coil sappiamo essere un impianto a bassa inerzia. Appena smetto di soffiare aria calda, il comfort domestico ne patisce subito l'assenza. Per questo sono qua oggi, proprio per illustrarvi quelli che possono essere alcuni errori logici nella progettazione di una centrale termica. Perché, come dico sempre, progettare una pompa di calore non significa fare una legge 10, calcolare le dispersioni di casa. Significa andare a dimensionare la pompa di calore, gli accumuli, la scelta, la logica di tutte le componenti in equilibrio: generatore, sistema di distribuzione e sistema di emissione, in questo caso i fan coil. Eccoci qua con la nostra pompa di calore. Qua abbiamo le tubazioni, ok, di gas refrigerante. Da qua abbiamo mandata calda e fredda. L'acqua calda della pompa di calore arriva qua in alto e arriva qua, dove ho una valvola a tre vie. La valvola a tre vie, come più volte ho spiegato, serve per andare a switchare il flusso d'acqua calda o nell'accumulo di acqua calda sanitaria, che vediamo qua dietro, e lo vediamo correre per raggiungere questo serbatoio di acqua calda sanitaria, oppure corre dritto qua, prosegue e scendendo va direttamente sull'impianto a fan coil. Il problema è tutto qua, in questa valvola a tre vie. Perché? Perché la gente pensa che con il serbatoio inerziale possa avere una riserva d'acqua, possa andare ad accumulare energia per far sì che l'impianto di riscaldamento, quando la pompa di calore va in sbrinamento, fa l'inversione di ciclo per produrre acqua calda, l'impianto continua a lavorare, quando in realtà non è così, perché qua è stato commesso un errore logico di progettazione, o meglio, forse non è stato neanche progettato. Perché? Perché il termotecnico non approfondito, l'elettricista e l'idraulico hanno seguito quello che forse erano le indicazioni della casa madre e nessuno ha preso in considerazione l'intero ecosistema di questa casa, composto, come già anticipato, da un sistema a bassa inerzia. Mettetevi nei panni di un cliente, di un possessore di casa che ha investito diverse migliaia di euro per un ottimo prodotto, per la manodopera qualificata, perché vedete le tubazioni sono ben isolate, abbiamo tutti i vari gusci, tutte le componenti sono ben fatte, ma con queste criticità qua, l'assenza di comfort, perché ogni qualvolta la pompa di calore fa l'inversione di ciclo per sbrinare o va a produrre acqua calda sanitaria, i fan coil, i ventil convettori dentro casa si fermano perché non c'è apporto di acqua. Perché? Perché solo un circolatore, questo qua. Questo circolatore qua spinge l'acqua o verso il sanitario o verso l'impianto di riscaldamento. Questa strategia qua ha senso spesso se ho un impianto con elevata inerzia, quindi un impianto a pavimento. Ha senso perché quando l'impianto si ferma per fare acqua calda ho l'inerzia del massetto che mi garantisce. Ha senso in abbinamento a una curva climatica, perché le temperature impostate dalla macchina, dalla centralina, della pompa di calore si ripercuotono direttamente sulle temperature di mandata. In questo caso però non va bene, proprio perché uno, la climatica su un sistema fan coil non è così performante, e due, abbiamo questi disagi che sono disagi importanti. Ma a questo punto però abbiamo ancora un terzo importante disagio: l'impossibilità di porvi rimedio. Siamo qua, abbiamo capito che per sistemare il problema occorre modificare leggermente l'impianto di riscaldamento. Prendo il mio serbatoio inerziale, che oggi è posto sul ritorno, e lo vado a inserire come separatore idraulico. Per far questo devo quindi andare a inserire, ad aggiungere un secondo circolatore, una seconda pompa per l'acqua che spinge l'acqua nell'impianto. Così che quando la pompa di calore si ferma, io ho un anello che continua a lavorare, che continua a garantire il comfort domestico. Molto semplice, no? E purtroppo no. Perché? Perché non ci sono sezioni. Guardate nel dettaglio. Guardate qua. Tubazione, nessuna valvola. Tubazione, nessuna valvola. Prima e dopo la pompa,
non c'è una valvola, non c'è un raccordo. Se questa pompa si dovesse rompere, devo svuotare tutto l'impianto. Idem, vado qua, nell'ambito acqua calda, nessun raccordo. Qua c'è un raccordo, ne troviamo uno, ok? Due raccordini qua dietro. Là sotto, nessun raccordo. Abbiamo i raccordi qua, prima e dopo il gruppo di riempimento automatico, che se si dovesse rompere, chiudo, chiudo e cambio. Ma qua dietro non ce l'ho. Qua non ce l'ho. Non ho possibilità di andare a sezionare l'impianto, come già detto. Non ho possibilità di rimuovere questo accumulo, anche perché questo ottimo accumulo in realtà non è idoneo, perché ha solamente una tubazione d'ingresso e una tubazione d'uscita. Quindi, cosa importante da ricordare? Uno, è importante andare a progettare l'impianto non a sé stante, non pensando solo alla pompa di calore, ma considerando anche l'impianto domestico di casa. Due, la professionalità dell'artigiano non è solo nell'isolamento, ma anche nelle componenti che va a scegliere. Perché, ripeto, qua la manualità è buona, è tutto ben isolato, ma manca la logica di andare a mettere quelle valvole che, come già documentato in un vecchio video che ti lascio in descrizione, possono incidere anche di 1000 euro su una centrale termica come questa. Punto numero 3. I problemi, beh, arrivano sempre dopo. Quando arrivano dopo, porvi rimedio, uno, è più costoso, due, non sempre gli artigiani coinvolti o i professionisti coinvolti se la sentono di mettere mano al portafoglio, e arriviamo noi in soccorso proprio per cercare di risolvere e supportare il cliente. In questo contesto, quindi, quali saranno le modifiche che andremo a fare? Sostituzione dell'accumulo inerziale con un accumulo a 4 tubi con il doppio ingresso posto come separatore idraulico. Inserimento di un circolatore che andremo a posizionarlo sul ritorno per ridurre i problemi di cavitazione, anche perché il circolatore è sempre metterlo meglio sul ritorno quando ho una temperatura di ritorno più fredda rispetto alla mandata, e quindi cavita meno, è meno probabile che si formi dell'aria, ovviamente ha un'usura inferiore. E poi sul collettore andremo a inserire le varie valvolame e un bypass. Perché? Perché io, se voglio garantire che l'impianto continui a lavorare, devo fisicamente garantire una portata d'acqua. Il serbatoio inerziale in una centrale termica ha lo scopo non solo di garantire una quantità d'acqua, e in questo caso qua la pompa di calore, quando sbrina, c'è una quantità d'acqua di riserva che viene sfruttata, ma anche la portata. Così facendo non ho la possibilità di garantire la portata della pompa di calore. Infatti, guardando i grafici dei consumi, vediamo diversi on off, proprio perché c'è un disequilibrio tra generatore e sistema di emissione, e non ho un compensatore idraulico, non ho un separatore idraulico che mi va a garantire un corretto flusso d'acqua. Quindi qua andremo a lavorare anche con una valvola di bypass che permetterà di garantire la stessa quantità d'acqua nel circuito secondario. Un aspetto fondamentale però di questa lavorazione è che comporta dei costi di sostituzione, ma anche fisicamente è una configurazione più confortevole ma meno economica, perché ho due circolatori, uno qua e uno in aggiunta, che consumano più energia. Ho una taratura della curva climatica, delle temperature del lavoro, diversa, meno efficiente. Perché? Perché perde di senso la climatica su un serbatoio inerziale posto come separatore idraulico, proprio perché vado a perdere qualche grado, quindi perdo in efficienza, aumento forse un pochettino i consumi sulla carta, ma aumento il comfort e forse nel complessivo riduco i consumi, proprio perché la macchina lavora poi come si deve senza troppi on-off. Ovviamente, per dovere di cronaca, questo cantiere ha comunque ricevuto il nostro contributo. Perché? Perché, come potete notare alle mie spalle, abbiamo provvisto di 1, 2, 3 sistemi di accumulo Tesla con impianto fotovoltaico, inverter solar range, pannelli fotovoltaici, tutto quello che serve per avere una casa zero, no? Per eliminare il gas. Però capite benissimo che questi aspetti 1, 2, 3 servono per andare a ridurre i costi, per efficientare a livello economico, ma il comfort, ed è proprio in questi casi che spesso i nodi vengono al pettine, proprio perché il comfort è importante. Posso avere bollette a zero, ma se non sto bene in casa, non sono soddisfatto del comfort, la situazione non va bene, non sono soddisfatto in generale. Quindi, quando valutate una riqualificazione, una ristrutturazione, occhio a non concentrarvi sempre solo sul prezzo finale, sulla cifra in fondo al preventivo, perché dietro quella cifra ci sono tanti aspetti importanti, dalla progettazione all'installazione. E spero con questo video di avervi trasmesso un pochettino l'importanza di valutare l'intero sistema in equilibrio, proprio perché la scelta del sistema fan coil, fondamentale, ideale per l'abitazione che vuole avere caldo e freddo, ideale per un intervento di riqualificazione meno invasivo possibile,
ma comporta nella centrale termica alcuni accorgimenti che in questo caso qua non sono stati presi. La responsabilità non si sa benissimo di chi è, di fatto il cliente è quello che poi alla fine ne paga le conseguenze. Quindi per questo video vuole essere per me un invito ai professionisti e agli artigiani di stare proprio sul pezzo, ovviamente, ma anche ai clienti di diventare loro stessi esperti, proprio perché vediamo che a volte i professionisti non sono davvero tali. Ripeto, qua la manodopera non gli si può dire quasi niente per quel che riguarda l'eleganza dell'installazione. Manca la logica, ma non è colpa dell'idraulico, è colpa del progettista, perché solitamente c'è un progettista dietro. Progettista che solitamente manco progetta e va col pilota automatico. Questo è un pochettino quello da cui lottiamo da anni contro il sistema. Quindi, se volete un prodotto estremamente silenzioso e con un'estetica sicuramente particolare, ma vi dirò, a me piace parecchio a livello estetico, beh, questo è il prodotto giusto. Ma prima di montarlo, progettate attentamente la centrale termica. Spero con questo video di averti presentato un cantiere particolare con la V-Shout B-Block, un ottimo prodotto, davvero interessante per chi vuole avere un prodotto estremamente silenzioso, ma che necessita di ingombri interni importanti e di una progettazione adeguata. Fammi sapere che cosa ne pensi, ovviamente sono curioso di leggerti nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!